Le osservazioni che la Libellula ha presentato nell'ambito di quanto previsto dal processo autorizzativo del progetto gassificatore di KME sono state illustrate martedì sera nel corso di un'assemblea pubblica presso l'Aula Magna dell'ISI di Barga. Sono state presentate di fronte ad una platea in cui erano presenti anche tutti i candidati alla carica di sindaco per il comune di Barga dagli stessi esperti che avevano redatto gli studi per conto della Libellula. Il geologo Roberto Balatri ha illustrato gli aspetti problematici dal punto di vista idrogeologico. Che sicuramente all'interno della KME esiste una falda acquifera che non è emersa nella relazione geologica della via presentata da loro, ma è presente in altri documenti loro, tant'è vero che sono in atto delle bonifiche proprio della falda tramite mungimento di pozzi. Il fisico Mario Da Curto ha evidenziato invece la superficialità della documentazione presentata dall'azienda. L'idea generale è che sono documenti sviluppati con una certa superficialità, non tenendo conto di quelle che sono le ricadute sulla salute della popolazione e soprattutto i dati che vengono utilizzati sono dati che compaiono durante lo sviluppo dei documenti che non sono legati a delle misure proprio effettuate dall'azienda. Per l'avvocato Giacomo Muraca deve essere poi valutato che cosa realmente si intenda per pirogassificatore. Allora, prima di tutto deve essere necessariamente valutato cosa si intende per pirogassificatore, o meglio ciò che questo progetto vuol rappresentare. Ad oggi non è dato comprendere dagli elaborati, in vero solo parziali e carenti sotto molti profili, se si tratti di un impianto di incenerimento o coincenerimento, cioè se la funzione ultima di questo impianto sia quella di produrre energia oppure la funzione principale sia quella di smaltire effettivamente rifiuti. In finale gli interventi degli esponenti della Libellula e del sindaco di Barga, che hanno sottolineato il segnale che è arrivato dalla regione dopo le osservazioni, con la richiesta a KME di integrazione alla documentazione del progetto.